Nel momento in cui vedrai l'immobile che ti farà innamorare, sicuramente per non affrontare lo stress, anche lì probabilmente avrai bisogno di qualcuno che ti indichi un attimino quelli che sono i documenti che dovresti richiedere, cosa è necessario richiedere da un punto di vista sia tecnico, quindi dovrai avere un tuo architetto o geometra di fiducia che andrà a illustrarti quelli che sono i documenti da richiedere nello specifico, e poi un giurista, quindi un avvocato, un notaio che ti indica appunto quali documenti serviranno. Hai finalmente iniziato a pensare di comprare casa. Questo è un processo che dura un po' nel tempo. Io il suggerimento che ti posso dare è sicuramente quello di, la prima cosa, parlare con un consulente immobiliare, farti una chiacchierata, ci capita ormai spesso, per capire quali sono i passi da affrontare per l'acquisto di un immobile. E ragionare con lui proprio come se fossi un consulente finanziario, iniziando a capire in che zona vorresti andare ad abitare, o magari anche nella tua zona, che tipo di servizi cerchi, che tipo di comfort cerchi all'interno di quel palazzo, all'interno di quell'appartamento. Ci andiamo praticamente a stringere, stringere, stringere fino a quando abbiamo il quadro completo di quello che stai cercando. Un suggerimento da agganciare importante è quello di andare in un istituto bancario, magari un mediatore creditizio molto consulenziale, ce ne sono diversi, se mi contatti ti posso dare anche qualche nominativo e qualche contatto, per iniziare a vedere con lui quello che sono i tuoi documenti finanziari, perché la casa la comprai sicuramente nella maggior parte dei casi con un mutuo, e quindi vorrei capire di quanto puoi disporre, di come funziona il meccanismo bancario, anche questo un grande sconosciuto. Fatto questo ragionamento, hai una consulenza sull'immobile, una consulenza sulla tua disponibilità economica, e adesso potrai individuare la zona e la tipologia di immobile che vai a visitare. Nel momento in cui vedrai l'immobile che ti farà innamorare, sicuramente per non affrontare lo stress, anche lì probabilmente avrai bisogno di qualcuno che ti indichi un attimino quelli che sono i documenti che dovresti richiedere, cosa è necessario richiedere da un punto di vista sia tecnico, quindi dovrai avere un tuo architetto o geometra di fiducia che andrà a illustrare quelli che sono i documenti da richiedere nello specifico, e poi un giurista, quindi un avvocato, un notaio che ti indica appunto quali documenti serviranno per comprare quell'immobile. Attenzione, questi documenti richiedeteli prima, perché se avete fatto la proposta, alcuni documenti possono essere da un punto di vista della linearità giuridica problematici, e quindi domani non permettervi di ottenere il mutuo, seppur come acquirente magari non hai messo una condizione di subordine al mutuo, questo che a volte capita, che può essere diversificato. Anche quella, quindi un'altra cosa un pochettino complessa. Quindi il suggerimento rimane sempre quello di farti aiutare da un po' di professionisti. Diciamo che quello che il consulente immobiliare fa, avendo fatto centinaia e centinaia di transazioni, quindi l'importante ovviamente è la sua esperienza sul campo, andate ad indicare magari a seconda delle casistiche qual è il tecnico da interpellare, oppure lui stesso si potrà rendere conto di alcuni aspetti e potrebbe seguirti nell'acquisto del tuo immobile. Se vorrai far da solo, è ovvio che dovrai guardare a quelle che possono essere appunto da una parte l'aspetto dei titoli di provenienza, quindi l'atto e quant'altro, le visure e quant'altro, e il tecnico che invece ti indicherà quali documenti dal punto di vista appunto dell'aspetto delle criticità che ci possono essere in quell'acquisto, così le potrai valutare meglio nell'offerta che farai. Il problema è che ti troverai davanti a una contrapposizione col venditore. Il venditore vuole guadagnare il prezzo più alto e tu vorresti ovviamente offrire il prezzo più basso. Chi ha ragione? Seguiteci nelle prossime puntate. In realtà hai bisogno di un professionista che ti assista in questo, dai. È palese, molte delle cose che ho detto non hanno creato un vero disegno nella tua mente molto chiaro, per cui dice sì Massimo, beh, quindi cosa devo fare? Hai bisogno di più professionisti o un professionista che abbia a sua volta la possibilità di equipaggiarsi di altri professionisti, di avvicinare altri professionisti che gli daranno una mano a farti percorrere questo appunto cammino con tutta la serenità necessaria. Questo è il mio suggerimento per te oggi.